Si è conclusa domenica scorsa la mostra dei veicoli storici allestita negli spazi dell'Albergo dei Poveri in Corso Calatafimi a Palermo, alla riscoperta della storia motociclistica siciliana. Tra passato e modernità, ecco la storia motociclistica siciliana raccontata da questa spettacolare esposizione di veicoli storici. Nasce questo progetto di valorizzazione di antichi mezzi di trasporto come queste bellissime moto, in collaborazione tra l'Associazione Siciliana Veicoli Storici e il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana. Ma come mai nasce questo momento di incontro tra l'associazione della quale lei è presidente e l'assessorato regionale in questione? Ma diciamo che la passione è sempre il denominatore comune, il collante. Quindi noi siamo degli grandi appassionati ovviamente di tutta la Sicilia e Sergio Alessandro, che è il direttore dei beni culturali del Dipartimento, la parte diciamo che riguarda questi aspetti, anche lui è un motociclista. E quindi la passione è sempre presente nelle cose forse più significative. E i riscontri che si sono registrati evidentemente su questa mostra sono incredibili, perché pur non essendo stata pubblicizzata a sufficienza e a dovere, per delle carenze che non sto qui a lagnarmi più di tanto, quello che è sicuro è che per un passaparola si è realizzato questo straordinario connubio tra cultura, arte, futurismo. Ecco, a tal proposito, diciamo che passato, quindi tradizione, innovazione tecnologica si incontrano, tenendo conto però del cambiamento, degli aspetti estetici, ma anche della nuova arte ingegneristica. Sicuramente, e i contenuti, proprio questo trio che è stato messo qui in bella evidenza, la motocicletta che è alle nostre spalle è un Le Mans 1 degli anni 70, quindi già evoluzione, e questa splendida Daytona, che è una plurivalvole, quindi si ripete il concetto di plurivalvole, è una motocicletta pochi esemplari, perché meno di 500 al mondo realizzati. La mostra sicuramente vuole narrare la presenza appunto di questo patrimonio storico-culturale, che ha sicuramente una sua importanza in ambito culturale e sociale, ma che tipo di impatto può avere invece in ambito economico? Perché è così importante? Ecco, è importante sotto due aspetti. Uno riguarda gli aspetti squisitamente economici, nel senso che noi ci abbiamo richieste da parte di motociclisti del nord Europa che sarebbero disposti a venire a godere della nostra Sicilia, a condizione di trovare condizioni naturalmente di strade che siano adeguate e diciamo anche aspetti di carattere, come dire, di turismo, cioè il turismo ha tanti canali e questo potrebbe essere un canale per la Sicilia.